L'occasione dell'eminente festa cristiana di ogni santi, ormai per popolarità, banalizzato purtroppo con la festa di Halloween, ci offre l'opportunità per tentare di andare al di là dell'immagine ironico-grottesca delle zucche di Pente e per cercare di esplorarne simbolicamente l'interno. Su questo argomento ci aiuterà Donaldo Buonaiuto, sacerdote diocesano, antropologo e demonologo, è tra i principali esperti italiani del fenomeno delle sette occulte. Scrive numerosi articoli, tiene lezioni e realizza convegni di alto rilievo riguardo alla tematica delle sette e della prostituzione. Il suo articolo è intitolato Halloween capodanno di tutto il mondo esoterico. Da diversi anni Halloween si è diffuso ovunque in Italia e in buona parte dell'Europa attraverso un processo apparentemente legato solo al business e alla moda, silenzioso e inarrestabile. Genitori e nonni si prodigano a comprare la famigerata zucca, gli adobi e le maschere spaventose ai propri bambini, con lo stesso impegno profuso per la festa di carnevale. Ma Halloween non è un carnevale e un cristiano non dovrebbe definirla una festa sebbene si presenti soltanto come un innocente momento di spensierato divertimento. Purtroppo molti ignorano il reale significato di questa deleteria ricorrenza che nasce dal Samhain, un rito in onore di divinità pagane celebrato nelle isole britanniche dalle popolazioni celtiche. Si trattava quindi di un culto al principe della morte attraverso riti orgiastici durante i quali le bevande alcoliche scorrevano a fiumi e l'offerta di sacrifici anche umani era considerata necessaria per in ingraziarsi gli spiriti maligni. I druidi che rappresentavano la casta sacerdotale dei Celti celebravano la notte di Samhain come la solenne cerimonia di passaggio della stagione estiva a quella invernale. Era questo il momento in cui le tenebre avrebbero domato il Dio del sole, facendo tornare sulla terra le anime difunte che si sarebbero introdotte nei viventi. Per allontanare questi spiriti si compivano dei rituali dove era necessario mascherarsi con le pelli di animali uccisi in precedenza. I druidi portavano delle lanterne create con delle rape svuotate e incise a forma di volto umano, al cui interno era posta una candela accesa realizzata con il grasso dei sacrifici. Il mattino seguente. Si accendeva il fuoco nuovo e si compiva il giro delle famiglie portando in ogni abitazione le braccia ardenti. Chi rifiutava l'offerta veniva maledetto. Papa Gregorio IV, nell'834, decideva di posticipare la festa di ogni santo dal 13 maggio al 1 novembre al fine di scalzare le credenze popolari relative al culto del samhain. Gli irlandesi credevano che il 31 ottobre i defunti potessero avere un accesso nel mondo dei vivi. Per questo motivo, tradizionalmente in casa, lasciavano il fuoco acceso, il cibo sulla tavola e la porta d'ingresso socchiusa. I bambini invece che Chiedevano licorni, mele e nocciole che rappresentavano le offerte ai defunti. Anche oggi i ragazzini, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, vanno in giro a bussare alle porte delle case ripetendo la formula trick or treat, che dietro all'innocente significato di dolcetto o scherzetto e alla traduzione letterale di trucco o divertimento nasconde quello originario di maledizione o sacrificio. Secondo una leggenda, la tradizionale zucca, somigliante ad una testa di morto, rappresenta gli irlandesi erranti Jack o Lantern, che avrebbe cercato di ingannare il diavolo che a sua volta si sarebbe vendicato, condannandolo a vagare in eterno tra terra e cielo. Oggi, attorno ad Halloween, c'è un mercato di maschere, teschi, zucche, mantelli, capillacci, fantasmi, streghe e zombie, balli in maschera notti trasgressive, ma è anche un periodo in cui si denota un netto incremento di affari per i maghi dell'occulto e proprio questo l'aspetto ancora più inquietante di tutta la vicenda. Il 31 ottobre viene riscoperto con grande fascino dagli esoteristi che addirittura definiscono questa notte come il capodanno di tutto il mondo esoterico, la festa più importante dell'anno per i seguaci di Satana. Altro che semplice evasione e gioco, Halloween si rivela il giorno più magico dell'anno e l'occasione per consultare i maghi, oroscopi e tarucchi fino a giungere alle iniziazioni esoteriche. Per gli occultisti è una delle quattro ricorrenze più importanti del loro calendario, dove la profanazione dei cimiteri, le messe nere, i sacrifici e ogni sorta di desacrazione e sacrilegio vengono esaltati e auspicati. Halloween rappresenta così l'ennesimo tentativo di promuovere il macabro, l'orrore, l'occultismo e l'esoterismo. La strigoneria e la magia, la santità, la purezza, la carità, la bellezza sono costrette a lasciare il posto ad immagini di morte e di sangue, a messaggi distorti e lugubri, costringendo la nostra cultura ad accogliere le attività del male come se fossero un bene e rifiutando il cristianesimo come superato e fuori moda. Le nuove generazioni ricevono un ulteriore bombardamento di orrore e violenza, pensando forse che la paura della morte si possa vincere facendo amicizia con fantasmi, vampiri, streghe e demoni. Dinanzi a questa realtà è importante reagire e non subire passivamente una ricorrenza lontana dalla nostra cultura e antitetica alle nostre radici religiosi. Vorrei concludere rivolgendomi a tutti quei cattolici impegnati nel mondo dell'educazione che insieme ai genitori hanno la responsabilità di trasferire alle nuove generazioni il vero senso della vita con i suoi valori. L'unico culto da rendere è quello all'unico e vero Dio che si fa carne in Gesù Cristo, la festa di tutti i santi, è una festa di speranza. L'assemblea festosa dei nostri fratelli rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio. Ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera, la santità cui tutti siamo chiamati.